Ciao amici e amiche dello Scorpione, benvenuti su Exoteric World. Io sono Angela e questo è l'orosco carte per il mese di agosto. Andremo a vedere insieme le energie che si muoveranno nel corso del vostro mese e ovviamente saluto e ringrazio tutti quelli che sono già iscritti al mio canale, saluto e ringrazio anche quelli che si trovano per la prima volta a vedere questo video. Vi spiego ovviamente come funziona la lettura e quello che andremo a vedere insieme, il vostro arcano del mese, l'energia a livello personale, l'amore per chi è in coppia single, il lavoro per chi è alla ricerca e per chi ce l'ha, magari ci sono anche delle informazioni per voi, e alla fine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo inoltre che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese poi nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Adesso possiamo partire con la vostra lettura facendo un piccolo passettino indietro per fare una specie di riepilogo della puntata precedente con il vostro arcano di luglio. Voi avevate il carro, bellissima carta di trionfo, di successo, di conquista, se non proprio di conquista di un mega progetto, di una vostra ambizione, comunque con il carro si ottiene qualcosa, il raggiungimento di una tappa o di soddisfazioni, qualcosa di abbastanza positivo. È vero che diciamo, è difficile un po' trovare il lato negativo del carro, e cioè qualcosa che si muove forse un po' troppo in fretta, l'esigenza di gestire più situazioni contemporaneamente, di prendere il controllo. Ecco, effettivamente la parte negativa può essere rappresentata da chi nell'incertezza, nella paura o per varie motivazioni non riesce a gestire le proprie emozioni e anche a livello razionale avere delle difficoltà. Ecco, allora il carro può generare un po' di confusione, però appunto questo è stato il principale consiglio e lezione di questa carta, cioè di prendere il controllo di sé, della propria vita, e appunto accompagnarla, portarla in evoluzione, in cambiamento verso il proprio percorso o quello che si desidera comunque ottenere. Andando a vedere adesso la carta del mese di agosto, vi ricordo che se vi dovessero piacere, scusate, i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate sia il link per vedere le recensioni e che per acquistarli. Allora, il vostro arcano del mese di agosto, abbiamo la carta degli amanti. Con la carta degli amanti rispetto al carro possiamo fare un piccolo passettino indietro, cioè nel senso, visto che è la carta precedente, numero 6, e piccolo passettino indietro, che cosa vuol dire? Che magari un periodo, un momento di valutazione, di scelta, di compensazione, di prendere accordi o di forse mediare sia dentro di noi sia magari con una o più persone, diciamo, nello specifico. È una carta di sentimento, questo è vero, però in un senso molto molto generale. È di sentimento perché siamo noi che dobbiamo metterci il cuore, la nostra passione e dedizione verso e prendere, ecco, prendere magari un impegno concreto nei confronti di qualcuna, di una persona o qualcosa riguardo a un progetto specifico. E nel prendere questo impegno, fare questa specie di patto, abbiamo bisogno di capire tutto ciò che abbiamo a disposizione in questo momento della nostra vita per cercare di fare la scelta giusta, la scelta migliore, e seguire quella via del cuore, però compensare anche con un po' di sana razionalità che appunto vi farà procedere meglio nel vostro percorso di decisione e di scelte. Questa è la vostra carta, la possiamo mettere qui. Adesso andiamo a vedere le vostre energie. Energie che a livello personale possono aiutare a capire quando è il momento giusto di fare una cosa, quando invece è meglio aspettare o lasciarla andare per il momento, e vediamole insieme. Vado a dividere più o meno il mese in tre parti, così indicativamente avete un'idea dei tempi. Poi
ognuno ha le proprie tempistiche e devono essere assolutamente rispettate. Poi i tempi non sono così riduttivi, nel senso che se appunto voi nella prima parte avete l'energia del mago, in questo caso vi mette nelle condizioni di capire e intercettare quale vostra capacità e possibilità potete mettere in gioco, potete mettere in campo in una specifica situazione. Siccome è una carta proprio bellissima, e cioè essere perfettamente in grado di gestire qualsiasi cosa, quindi dovete solo andare ad attingere a un vostro talento, a una vostra capacità, a qualcosa che sapete magari fare e di sfruttarla al massimo. È anche una carta di nuovi inizi, quindi se avete intenzione di pensare, progettare, fare qualcosa proprio diciamo in questo periodo, allora è il momento giusto per avviarsi a fare questo passo, anche magari di studio, di valutazione, di comprensione delle cose appunto che avete a disposizione. Vediamo poi, voi avete il mondo. Beh, ci sono già due carte, due arcani maggiori, quindi vuol dire che può essere un mese abbastanza importante per voi. Con la carta del mondo, nella parte centrale, vi sta dicendo che c'è un risultato, c'è un conseguimento, ma soprattutto c'è la consapevolezza di sapere di essere nel percorso giusto. Magari alcune cose non ancora sono ben definite, chiare o realizzate pienamente, certo, però questa carta vi sta dicendo che voi state procedendo bene, che state facendo. Poi alcune cose hanno solo bisogno di tempo per concretizzarsi, hanno solo bisogno di tempo poi anche per stabilizzarsi. Dovete solo continuare e procedere. Poi possono esserci delle belle soddisfazioni, ci possono essere dei risultati, e infine troviamo la carta della temperanza. Ribadisco proprio che è un mese tanto tanto importante per voi. Magari si stanno muovendo delle cose proprio in questo periodo, soprattutto quando escono gli arcani maggiori, riguardano passaggi importanti della nostra vita. Quindi tutto quello che farete, tutte le decisioni che prenderete in questo periodo saranno determinanti per il vostro futuro. E nel caso della temperanza è il momento giusto proprio per ricaricarsi, per rigenerarsi, magari guarire delle ferite, oppure per seguire il flusso degli eventi, quindi di lasciarsi accompagnare. Direi che è il momento giusto proprio per decidere, per fare delle scelte, per capire che cosa portare avanti. Più o meno è la prima parte, diciamo, di sicuro la prima e la seconda parte, e invece già nell'ultimo strascico insomma del mese, di accompagnarsi, di lasciarsi accompagnare dall'universo, dal flusso degli eventi, di non ostacolare appunto, semplicemente di lasciarsi trasportare, e vedrete che man mano ci saranno dei cambiamenti, forse per alcuni di voi impercettibili, ma che li vedrete successivamente. È anche una carta di pazienza, quindi sì, effettivamente potrebbe essere un periodo dove magari c'è qualche tensione, qualche confusione, qualche incertezza, però aver pazienza e costanza, impegnarsi in modo diciamo pian pianino, lento, e vedrete che riuscirete a superare qualsiasi cosa. L'amore per chi è in coppia, partiamo con un 6 di bastoni, poi altra carta di bastoni, poi la giustizia. Tante carte di bastoni vuole dire è legato alla passione, certo, al fuoco, assolutamente sì. Diciamo, in questo caso ci sono delle questioni molto importanti che probabilmente troveranno o una stabilizzazione o un risultato con la giustizia. Spesso nelle questioni affettive, insomma, amorose, può riguardare il dover sistemare delle faccende, sia a livello magari pratico, possono esserci delle situazioni legate anche
a cose legali, diciamo, soprattutto se magari siete insieme a una persona che è separata oppure siete voi che siete separati, insomma, dipende dalle varie circostanze. Quindi possono esserci ancora questioni di questo tipo. E, però proprio a livello, cioè strettamente e puramente di coppia, si vede proprio un momento in cui si valutano dei progetti, si proiettano comunque più in là delle cose che possono essere interessanti e quindi capire e comprendere bene che cosa avete a disposizione, capire e comprendere che le cose effettivamente stanno procedendo bene e che quindi devono essere solo sistemate delle cose e questo è il momento giusto per capire queste cose qua e vedrete che procederete nel verso giusto. Poi, essendoci la giustizia, sì, come dicevo prima, magari solo nei casi di coppie dove già da tempo le cose non vanno bene, però essendoci carte positive potrebbe esserci anche una separazione decisa già da tempo e allora quindi le cose procedono, continuano a procedere in questo modo, sapendo che è la via giusta per voi, per entrambi, però forse soprattutto per voi stessi. E invece per i single, qui troviamo una questione con il 9 di denari, la forza e la temperanza, anche qui proprio corrisponde perfettamente con la vostra energia principale. Per chi sta frequentando qualcuno, effettivamente queste sono carte di una persona che è abbastanza sicura o le cose stanno procedendo abbastanza bene. Con la forza c'è forse un controllo eccessivo da un lato, oppure dei momenti in cui ci si deve fermare a razionalizzare perché è molto impetuosa a volte. Vuol dire che ci sono degli istinti dentro di noi che forse vogliono, uscire o stanno emergendo. Allora, quindi la forza vi sta dicendo di, fermarvi un attimino prima magari di dire o di fare qualcosa e così riuscirete a superare anche diciamo le situazioni un po' più turbolente e c'è la temperanza, quindi qualcosa che va avanti e procede lentamente, inesorabilmente, però va avanti. Se state frequentando e conoscendo qualcuno, se non c'è proprio nessuno, ad andare avanti a procedere bene è un qualcosa per conto vostro, e cioè che o non avete granché voglia ed esigenza di buttarvi a capofitto in nuove conoscenze, forse le state anche bloccando sotto un certo punto di vista, oppure la forza a volte può voler dire che le energie a livello esterno sono bloccate e che quindi magari non c'è granché effettivamente. Ma da un lato può essere anche positivo perché qui si vede proprio un'energia di cambiamento, di un qualcosa che procede vero lentamente e che però avete bisogno di ritrovarvi, di rigenerarvi, di guarire forse da vecchie ferite prima di procedere. Perché, cioè, vi posso dire effettivamente con questo tipo di energie, di situazioni, che qualcosa si sta preparando, potreste anche in questo mese conoscere, incontrare qualche persona interessante, però magari la cosa viene ripresa più là, oppure c'è una conoscenza, magari inizialmente come un'amicizia, con un qualcosa di molto blando, molto tranquillo. E beh, però già nel mese qualcosina, pochettino, pochettino si va a muovere verso questa direzione. Adesso andando a vedere le questioni più pratiche, quelle del lavoro o per chi lavora oppure anche altre cose. A volte possono uscire delle indicazioni di vario tipo, perché qui parliamo proprio di tutto l'ambito materiale. Per chi allora lavora con, fateci caso, stanno uscendo veramente tante carte arcani maggiori, quindi per molti di voi c'è questo mese che
può sembrare un po' spento per certi aspetti, perché è vero che alcune cose sono ferme, che alcune cose sono, diciamo, un po' difficili, diciamo, da sostenere. Questo è vero, però c'è qualcosa che si vede come nuove opportunità o occasioni, un qualcosa che può procedere veramente per il verso giusto. Magari essendoci il carro vuol dire un nuovo passaggio della vostra vita lavorativa, alcune cose possono essere incrementate, aumentate, soprattutto, diciamo, nella prima parte, con il fatto che ci sia la luna, in realtà è vero un'energia contraria a tutto questo, quindi o c'è una pausa, o c'è un periodo, insomma, nell'arco del mese che vi riposate, staccate la spina. Forse c'è la vacanza, certo, ma se continuate invece a lavorare, effettivamente con questa luna non è il caso di fare né grandi investimenti né fare delle spese eccessive, ma quindi stare lì un po' in silenzio, in sordina, un po' al buio di certe questioni, perché questa è un'energia di ombra tendenzialmente, che non permette di vedere le cose chiaramente, quindi qualcosa è vero, si sta muovendo, però quando sei in una fase di incertezza o di non vedere le cose nel verso giusto, meglio aspettare, meglio non muoversi e non fare scelte. Quindi effettivamente la carta degli amanti in questa lettura qui vi sta dicendo che se dovete muovervi a fare qualcosa, se dovete ancora scegliere il periodo di fare la vacanza, ecco, è questo. Qui meglio di no. Oppure se dovete fare tipo di investimento, di spesa, insomma, qualsiasi cosa, fatela in questo periodo, cioè tra la prima parte e metà, diciamo, nel mese, nell'ultima assolutamente no. E vediamo adesso cosa vogliono dire per altri aspetti, magari per chi sta cercando lavoro, c'è il cavaliere di spade. Interessante perché il cavaliere di spade può portare delle cose all'improvviso che non ci si aspetta. Spesso nelle mie letture, cioè, ho fatto caso che quando salta fuori questa carta, veramente arriva un qualcosa di inaspettato, di imprevisto. Quindi sì, è vero, riguarda l'imprevisto. Poi c'è la regina di bastoni in questo caso e questo diavoletto. Risuona proprio quell'energia che vi dicevo anche qui verso la fine, quindi un po' per tutti quanti, chi è al lavoro, chi è in cerca, eccetera. L'ultima parte la lascerei proprio stare, quindi gestione di quello che avete a disposizione, non azzardare a fare qualcosa. Ci possono essere anche delle limitazioni, delle restrizioni, un qualcosa che non funziona nel verso giusto. E per chi proprio è in cerca, effettivamente ci possono essere delle opportunità di qualche piccolo guadagno, di qualche entrata, grazie a qualcuno, oppure qualche lavoretto così imprevisto da fare, però può arrivare anche una notizia, una proposta, un qualcosa che deve essere valutata. Se un qualcosa che riguarda qualcosa di veloce da fare in questo periodo, ok, quindi si può accettare se vi sta bene, ovviamente. Altrimenti può anche saltare fuori un qualcosa che però ha bisogno di tempo, e cioè magari può essere una proposta, dice, però ci vediamo a settembre, ci vediamo a ottobre, oppure vediamo, ci incontriamo, quindi alcune cose devono manifestarsi poi successivamente, però saltano fuori in questo periodo, appunto. Adesso andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vediamo un po' che cosa vi vogliono dire. Ovviamente, se non dovesse uscire un segno di vostro interesse, è perché, diciamo, le cose rimangono come già le conoscete, quindi non è che non avrete a che fare con quelle persone. Invece, queste sono determinanti, cioè nel bene o nel male devono essere osservate, attenzionate, possono sostenervi o al contrario no, quindi anche qui potete cercare di capire come affrontarle. La prima carta ci porta Giove e quindi Sagittario e Pesci. Con questa carta abbiamo occasioni di crescita, anche di generosità, di attenzione a voler concretizzare qualcosa, ottenere cose un po' più a livello pratico.
che diciamo sentimentale effettivamente. Poi abbiamo Venere, Venere effettivamente abbiamo, scusate, Bilancia e Toro, e poi una carta speciale che è quella dell'elemento Terra, Toro, Vergine e Capricorno. Quindi questi sono i segni principali. Come vi stavo dicendo, si vede appunto anche con la presenza della Terra questioni anche a livello fisico, di attrazione, di coinvolgimento, oppure di voler concretezza, di arrivare al punto delle questioni, oppure di vedere tangibilmente delle azioni, delle decisioni ben precise, e che non si tratti solo di chiacchiere, di cose dette, di frasi in sospeso, eccetera. Probabilmente avrete a che fare con cose molto molto concrete, con delle azioni ben precise, o comunque delle proposte, delle cose che vi verranno dette, però appunto che tutto ha a che fare con la concretezza. Poi il fatto che ci sia Venere porta amore, certo, qualcosa a che fare con i rapporti in genere, i desideri, ha a che fare anche con la creatività, se magari avete bisogno di intrecciare relazioni che possono essere stimolanti, che possono aiutarvi anche a conseguire un certo tipo di risultati a livello tangibile, per ambizioni vostre, per progetti che avete in mente. Quindi queste sono tutte le vostre energie e segni zodiacali, ma non andate via perché in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, quello settimanale e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese d'agosto. Ciao!